qui come Audrey sul canale Double Trouble e oggi ho deciso di portarvi un gioco che dovrebbe essere uno di quei cozy game rilassanti per gli amanti dell'OCD, cioè delle cose che devono stare tutte belle e precise secondo un certo ordine. Praticamente Luca, Santa Luca. E il gioco in questione si chiama A Little to the Left. Si trova su Game Pass ed è uscito il 15-2 di questo mese, 15-2 di quest'anno. Non so se effettivamente per me sarà un gioco di pazienza, perché io sono disordinata per molte cose, ma poi divento super ordinata per altre. Quindi vediamo un po' come va a finire. E vediamo soprattutto se riesco a caparmela. Non credo che faremo tutto il gioco, ma gli diamo una piccola occhiata. È veramente uno di quei giochi che ti rilassa? O ti fa incazzare come una iena? Anche perché, in descrizioni interne della descrizione del gioco, ci dicono che ci sia un gatto che tende a dare leggerissimamente fastidio a quello che facciamo. Andiamo a vedere. Casa dolce casa. Eccoci qua. Cominciamo subito con un quadro storto. Ok, questo dovrebbe essere il gatto che chiameremo... Non lo so. Non sono brava a dare i nomi ai gatti. Belfagor. Ok, 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 ok. Non credo che qua bisogna averci un ordine particolare. Ok, ci fanno fare subito una cosa easy, tipo metti la roba nella cesta. No? Ah, in base ovviamente, ok, ai colori che c'erano su. Ok, così. Let's see. No. No, aspetta. Perché sennò poi non c'è una consecuzio. Ok. Ok. Fin qui nulla da eccepire. Oh, signore Dio, questa cosa! Mi è mai capitato, cioè, raga, a me mi è capitato di andare a casa di una signora che continuava a parlarmi e io, lei mi parlava, ma io l'unica attenzione che avevo era al quadro alla mia destra, che praticamente era storto. Lei parlava, 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 non si girava mai, perché dicevo, adesso magari si gira e io metto a posto quel quadro. Mi stava urtando l'anima, i quadri storti non li posso soffrire. Quindi ero lì che guardavo lei, guardavo il quadro, guardavo lei, sorridevo, guardavo il quadro, sorridevo, guardavo lei, mi incazzavo. Vabbè, poi a un certo punto le cose si sono mescolate, finché a un certo punto non ce l'ho più fatta. Mentre lei parlava, ho allungato la mano e ho fatto per aggiustare il quadro. E lei mi ha guardato un po' così, poi mi fa, ah no, quello, no, sai, il chiodo che è messo male, è un po' storta la cosa, non riusciamo a raddrizzarlo in nessun modo. È stato molto difficile per me rimanere quei 10 minuti ancora, che è stato il massimo che sono riuscita a reggere. Ognuno ha le sue, no? La mia è questa. Ok. Da più grande a più piccolo, no? E fin qui liscio come l'olio. A livello di colori non è che mi faccia impazzire come sono messi, ma... Vabbè, dal più alto al più basso. Vedo. Sì. E let's see. Con 2 stelle, quindi. Metto che il gioco mi è stato consigliato, ma Sasha gli aveva già dato un'occhiata, quindi ok. Beh, io a volte spesso controlla se i giochi sono safe per me, per la mia incontrollabile rabbia, quindi vediamo. Ok, ok, ok. Perché mi ha detto che il gioco presenta più stelline per più cose che devi fare.
Quindi quando vediamo due stelle, significa che bisogna fare due passaggi. Ok. Una rondine. Sì, però ne manca uno. Perché anche se metto questo qua ne manca uno. Ah, eccolo qua. Fa safe. Allora, in questi casi la cosa migliore è partire dalla base, che credo non è questa, non sia questa, forse sì. No? Ma l'ha messo qua, ok. Com'è Dingli? Ovviamente non significa un cazzo questa cosa. Aspetta un attimo. Ok, tu non vai qui, non c'entri proprio un cavolo qui. Questo qua sarà questo. Ok, questo però mi sa che non è il suo. Ma neanche questo è vero. Forse questo non va qua comunque. E mi manda in pappa tutto. Ok, sì. Sì. Tu qui. Ok. È già no, perché non è giù. Ma giustamente questo con cosa si collega? Un cavolo. Allora, questo ce n'è uno solo. Questi ce ne sono due. Questi ce ne sono tre. Sì. Molto colorato come gioco. Questi ce ne sono quattro e cinque, quindi. Ogni tanto il mouse mi va dall'altra parte, quindi non lo trovo. Ed è nell'altro schermo. Vabbè, ok, questo. Sì, vabbè, magari. Allora, suppongo che dobbiamo metterli in base a come vediamo questi qua disposti, quindi questo, poi la stella, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo. Dopo questo c'è questo. Magari un po' meglio. E poi c'è subito il fiorellino giallo. Dopo il fiorellino giallo c'è questo fiore qui, che però è di uno staccato. Ok. Poi però c'è questo con questo, ma non è che prima deve andare questo, perché vedo che c'è un pallino arancione. Uccidetemi. Allora, aspetta. Ma si è considerato. Lo stacchiamo, proviamo. Riproviamo tutte e due, ragazzi. Perché se no non ha senso ci sia questo. E poi c'è la stella. Sono due stelle. Bastarde. Due stelle. Stella, fiorellino. Subito attaccato, tizio subito attaccato, questo subito attaccato, poi c'è questo staccato di uno, c'è questo qua, ritorna questo qua di uno, effettivamente, e poi la stella. Wow. Ok. Non sembra. Uccidetemi. Ora. Cercando di vedere se ci sono cose che si ripetono. Sì. L'unico che non si ripete è questo. Quindi partiamo da questo che gli serve qualcosa che si collega o sotto o su. Questo sarebbe troppo? Sì, non c'entra un cazzo. Lo ripetete. Questo pure non c'entra. Non spostarmi questo! Allora, questo. No, c'entra niente.
Questo qua? Ok, sì, effettivamente c'ha pure il cazzetto su. Questo qua. Ok. Adesso ci serve una cosa. Ah. Attenzione. Forse questo già ce l'ha fatto qui. Quindi ci serve questo che vada qui. E questo che va qui. E qui il pattern ce l'abbiamo. Ci serve un collegamento su a doppio, che potrebbe essere questo, sì. Questo è già attaccato bene. Come sei fatto? Sei questo. Sì. Poi. Questi sono i finali, mi sa. Li mettiamoli già di qua. No, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Questo non c'entra niente qua. Questo va qua. Sì, questo va qua. Perché si attacca a quello finale. Questi si attaccano a quello doppio. Questo sta giusto qua. E no, non stava giusto lì. Questo è giusto qua. Perché questo è dall'altra parte, Odri, pure te, svegliate. E questo è di qua. No. Perché qua è un macello. Che cazzo è successo? Aspetta un attimo. Aspetta, no, 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 no. Ok. Sono due stelle, quindi vuol dire che dobbiamo rifarlo. Quando vuole logica. Allora, il gioco non è che ti aiuti tantissimo, quindi stavo pensando, partendo dal più piccolo ad andare così, però effettivamente di piccolo ce n'è solo uno. Erge. Dobbiamo. Io odio le cose che mi fanno lavorare il cervello. Lo dico. Uccidere Sasha per il negoziato. Vi ripeto, lui spesso a volte li controlla per vedere se siano safe. Per la mia pazienza e per la mia capacità di andare in rage. Cosa devo fare qua? Aspetta. Ok. Devo rendere dritti i quadri mettendoli storti. Disturbante, questa cosa disturbante. Molto cosy, molto rilassante questo gioco. Allora, cominciamo sempre ad avere una base. Ok. Va bene. No. Ramonda fin troppo bene. Ok. Sento un tin ogni tanto che forse significa dai che non ci stai cagando. No, no, qui no. Questo. Arrivo di logica. La striscia continua. Ma sembrerebbe di no. Forse questo. E no, perché non si attacca niente qua. Questo non è. Vabbè, proviamo ad andare da giù. Ok. No. Poi c'è tutto un casino. No, non ha senso. Lì però. No. Ah, mamma. Mamma. Perché? Ma perché non si collega. E poi non bastano a completare tutta la pagina. Stavo notando. Ok, questo va bene così. Questo così. Aspettate un attimo, ci sta a capire. Ok. Ok, ah, ma proprio a cazzo di qua. Ok. E tu? A chi sei figlio tu? No? Qua. Ok. La più, vabbè, io per adesso vado per la meno appuntita, la più appuntita.
ho sbagliato, probabilmente. Aspetta, forse non c'è lo spazio. Ah, beh, ci sono dei settori invisibili. Tre. Perché una bianca? Una in... Dobbiamo mettere in ordine di gradient, quindi che ne so, verde, non so quale sia, arancione, rosso e blu. No. Un gioco rilassante. Ma perché? Perché ha accettato di giocare a sto gioco? Secondo me lui poi si guarda il video e ride perché sa che queste cose impazziscono. Perché lui deve averlo già provato, deve averlo già visto, no? La verità ci sono, qua si incazza, qua la prende bene, qua va giusto. Io già lo so, io già lo so. Si diverte con poco. Allora, qualcuno di voi si ricorda com'è l'arcobaleno? Perché mi sembrano i colori dell'arcobaleno. Anche se, vabbè, manca forse qualcosina. Come non c'è anche il viola. Allora, forse è rosso. Giallo, arancione, verde indaco. Senti, va che ci ho beccato. Però manca ancora una. Al contrario, forse. Già me li sono dimenticati. Ma si può far cacare a sti livelli. Già mi sono dimenticata com'è il colore dell'arcobaleno. Va bene, la portiamo a casa! La portiamo a casa! Dobbiamo mettere tu. No, perché non si girano. Quindi vanno posizionati. Ok. No, qui non ci entra. No, qui non si incastra. E questo per forza qua perché non si gira, quindi l'unico spazio in cui entrerebbe è questo qua. Questo... Ah, ok. Ok. Ma è legale sta cosa? Cioè, devo rifarlo da capo? O al gatto non gli va bene, quindi devo farlo in maniera diversa? Sì, per favore, perché mi sono nervosa. Allora, qua? Siamo qua? Siamo qua? Sarà un altro modo per... No? No? Scusami. No. Ah, me li fa rimettere nello stesso... Ah, quindi devo rimetterli a posto perché il gatto me l'ha sminchiato. Dai su, non rompi le balle. Ok. Fastidio! Perché? Capito che sto gioco ce l'ha con i colori dell'arcobaleno. Però io non ricordo minimamente. Allora, però se vedete i libri sono strani, cioè ci sono alcuni colore puro, altri che invece hanno due colori dentro. Partendo dal presupposto che io non ricordo minimamente quale sia un'altra volta il colore dell'arcobaleno, ed essendo io mancina parto sempre da sinistra. Giusto o sbagliato che sia, mi ricordo solo il rosso. Però se stiamo a questo, effettivamente c'è l'arancione e c'è del rosso dentro. I miei voli pindarici, ragazzi, mi fai mettere qua. Okay. Poi c'è l'arancione puro e l'ultimo arancione è questo col giallo. Quindi giallo con arancione. E no, così. Sì, perché qua c'è giallo con arancione, giallo puro, giallo con verde. Vabbè, ci aiuta il gioco. Verde giallo di transizione, per favore.
verde puro e verde con blu. Verde blu qui, sì, grande. Ah, blu puro, questo qua. Questo. Sto sbagliando qualcosa. Ah, questo sto sbagliando perché poi. No. Ma cazzo sto facendo pure io? No, ho sbagliato qualcosa. Volete sapere cosa ho sbagliato? Questo. Nice. Ci sono due stelle. Qual è l'altro adesso? Cioè, se questa mi ha spremuto tutte le meningi, io ho esaurito per oggi. Quale può essere l'altro? Allora. È una teoria, prendetela per quel che è. Cioè, se vedete ci sono delle strisce. Ora, magari si deve partire da destra, non lo so. Io vi ripeto, non so se perché sono mancino o perché mi è stato insegnato così, parto sempre da sinistra. Sto vedendo. Questo però la striscia. Cioè, sto impazzendo. Allora, gioco rilassante. Dobbiamo mettere le strisce in ordine. Alcune non le vedo, ragazzi. Cioè, quello è il problema mio grosso. Questa tipo è più alta di questa, però più bassa di questa. Questa è più alta di questa, però così. Questa qui mi sembra più alta di questa. Ma questa è alta. Oh, aspetta un attimo. Ok. E poi codesta, questa qui me la stavo dimenticando, cioè porca. Mica anche più di questa. Ok, vabbè. Allora, adesso la scaletta sembra essere un po' più scalettosa. Ok, era questo. Gioco rilassante, cose. Già mi fa male qua, raga. Tu mo chi sei? Chi sei? Cosa vuoi che fai? Ogni tanto controllo se registri ancora perché intanto. Allora, sempre partendo da sinistra per la mia regola, mettiamo dalla più. Quanto sei alta te? Ok. Dalla più temperata alla meno temperata. Vabbè, però. Cioè. No, questi che cazzo ci devo fare? Non mi dire che devo metterli vicino. Quanto sono state temperate? Vabbè, questa è stata temperata un cacchio, quindi. Ok. Tu, no. Tu. Non lo so, io sto buttando a caso, ma. Ma no, non bastano. Ma perché questa non è stata minimamente temperata, quindi effettivamente. Dove devo mettere? Un posto dove penso che dovrei mettermelo ce l'ho, però non sarebbe il caso di dire qua su YouTube. Ma sei serio? È un gioco rilassante. È un gioco rilassante. Allora, se avete visto i cazzetti qui hanno delle cose, tipo questo qui non c'ha nulla. Questo qua uno, due, tre. E in più dobbiamo mandare via i cosi in ordine, no? Questo secondo me è più grande o più piccolo? Madonna, gatto! Gatto!
Aspetta, non ho capito, però fermate un attimo. Fer Ah, forse perché è l'unica traccia che non ha graffi sopra. Perché se la spostiamo, non ce la fa più spostare. Vabbè. La ricetta perduta, capitolo 2. Ne facciamo giusto un paio della ricetta perduta, poi ci fermiamo. Vedono tutti avere la pummarola in mezzo. Sì, mi dà una stella ancora. Però non ho capito perché alcune me le dava piene e altre me le dava vuote. Allora, pummarola. Ah, devo ripetere, giusto. Facciamo così, pummarola. E poi pagina degli ingredienti. E poi perché sono. No, aspetta, forse ha più senso questo che prosegue qua e poi va sulla pagina di ingredienti. Però questo non è il centro. No, forse la pagina di ingredienti in mezzo e l'ultima è quella. Penso che ce le fa girare. No, questa. Sì. Ok, ogni tanto sei lì che aspetti, dici ma sono ragione, non sono ragione, sono incoglionito, non sono incoglionito. Ma anche qui abbiamo i gradient, se vedete, tipo verde. Allora, dobbiamo metterli in base a quale ha più roba. Tipo così, così. 5 d'aglio, questi qua ci sono di più. Questo è un 4, questo è un così. No, cazzo, questo è 4 pure questi però. Il colore. Oh, allora, mettiamo da quello che ha più liquido a meno liquido. Ok? Proviamo così. Ok, e fine, a posto. Ma saranno le altre due. Oh no, sono andata avanti! Vabbè, poi ci ritorniamo. Credo di poterci tornare. No? Ok. Non mi piace, però va bene. Adesso ce n'è ancora un'altra da fare. Allora, questa secondo me è facile, ragazzi. È della serie. Dobbiamo metterle in ordine di grandezza. Ho sbagliato. Ok. C'è sempre questo aggancio invisibile. Ma dei barattoli, mi dispiace. Ah, devono coincidere. Fuck. La facciamo prima coincidere questi. Che dovrebbe essere così. No? O così. Poi facciamo coincidere questi. La vedo molto ostica questa. No, dai, sì. No, no, no. Sì. E poi. No. 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 Sì. Ok, ce n'è un'altra. Ho notato che le tazze, a parte quella in fondo, ah no, hanno un crack. È un pattern da seguire. Tipo la prossima volta devo spezzettarle tutte. Nervoso quel crack. Madonna, che nervoso sto crack così. Sì, ok. Raga, io mi fermerei un attimo qui. Era giusto per vederlo questo gioco. Che
In alcuni punti mette tanto il cervello in azione, in altri mi sembrano cose un po' più semplici, così magari per farti fare l'onda, tipo devi pensarci tanto, rilassati un secondo, poi boom, jumpscare. È carino, è simpatico, solo io riesco a innervosirmi probabilmente con un gioco del genere, però effettivamente è un gioco che vi posso consigliare se avete voglia di passare un po' di tempo a mettere in allenamento il cervello. Ora, questi sono i primi livelli, quindi ovviamente è che facevo i livelli più difficili. Ho fatto vedere che sono genio con i livelli più facili. Lasciamo stare, tagliamola questa. Però, dicevo, è un gioco che secondo me è molto grazioso da giocare, magari anche in compagnia, in due persone, magari ci si discute, fai così, fai colà, così, e poi ci si piglia pizze come con risico. Però, cioè, non mi sento di dirvi che è un brutto gioco, anzi, è un gioco simpatico e magari come Sasha, fatevi un giro voi prima e poi consigliatelo a un amico che sapete che ha molta poca pazienza e vedete un attimo le sue reazioni. Io spero che il gioco vi sia piaciuto e fatemi sapere se l'avevate già visto magari sul Game Pass o lo conoscevate già, lo stavate aspettando, magari siete amanti di questo tipo di giochi. E se è così, fatemi vedere, vi stringo la mano. E fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale e se vi va, condividete il video. In descrizione troverete i link dei social su cui poterci seguire, tra i quali quello di Twitch, dove andiamo live dalla domenica al giovedì, dalle ore 20 alle ore 20 e 30, 22:30, 23:30. Siamo aperti alle 8 e 5. Io con questo, ragazzi, vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto e vi siate rilassati tanto quanto mi sono rilassata io. E ci vediamo alla prossima. Ciao!